Il Campobasso prepara per la prossima stagione agonistica l'assalto ai professionisti. Ci sono speranze fondate di salire di categoria. Tutto si conoscerà però dopo il Consiglio federale della Federcalcio il 3 giugno, che andrà a riformare gironi e campionati. Andiamo ad ascoltare il presidente del club, Mario Gesuè, il responsabile dell'area tecnica rossoblù, Luigi Mandragora. In questo periodo di blocco totale ci siamo impegnati a lavorare per rendere il club ancora più forte, quindi sono stati presentati, come dicevo, il comunicato, gli ultimi quattro bilanci che non erano mai stati presentati, abbiamo fatto ripianato le perdite, che è meglio non ricordare, le perdite riferite al 30 giugno 2019, quindi adesso andremo a chiudere il bilancio al 30 giugno 2020 in cui saranno ripianate ancora altre perdite. Abbiamo fatto l'aumento di capitale perché un club come il nostro aveva bisogno sicuramente di un capitale più importante. Come ha detto una persona, abbiamo riportato l'interesse al centro della regione. In questo momento tutti ci guardano con molto interesse e questo è importante. Abbiamo lavorato, e voglio ringraziare le persone che hanno lavorato insieme a me su questo, al piano finanziario per i prossimi 5 anni del Campobasso, quindi il business plan proiettato ai prossimi 5 anni con varie alternative, serie D per il prossimo anno, eventualmente la serie C è già stata messa a budget, una serie C diversa, quindi con una proiezione molto positiva e a più lungo termine anche immaginare categorie superiori. Se partiamo da struttura societaria, dirigenza, tifoseria, gruppo di giocatori che siamo riusciti a ingaggiare lo scorso campionato e le idee che abbiamo in testa per i prossimi anni, penso che ci siano pochi club, pochissimi club di Serie D che abbiano le idee chiare come le abbiamo noi in questo momento. Idee chiare, programmazione a medio-lungo termine per 5 anni, allargamento dei quadri societari con il possibile ingresso di imprenditori di fuori regione, ripianamento dei debiti pregressi, sono le basi per costruire un club che possa ambire a traguardi sempre più prestigiosi in campo nazionale. Sul fronte più strettamente tecnico, il duo Gesuè Mandragora è pronto a scommettere ancora sull'allenatore Mirko Cudini, sul direttore sportivo De Angelis e su gran parte della rosa di giocatori della stagione appena conclusa. Lo zoccolo duro, abbiamo intenzione, laddove ci fosse la volontà di ambe le parti, di riconfermarlo. Per quanto concerne Pietro Cogliati, anche quella passata, appunto lo zoccolo duro importante di questa società, e penso di parlare a nome anche di Stefano se dico che comunque sono 4 punti da cui vogliamo ripartire per l'anno prossimo, per fare una squadra competitiva, magari in una categoria superiore, speriamo, e che possa entusiasmare la città e la regione intera. Sicuramente siamo contenti delle prestazioni avute dai nostri calciatori, quindi appena ci sarà possibile e ci daranno indicazioni sul da farsi, ci sederemo ad un tavolo e parleremo con ognuno di essi. Naturalmente dipenderà anche dalla categoria che si andrà a fare. Però posso dire che lo zoccolo duro di questa squadra rimarrà lo stesso, perché hanno dimostrato di meritare questa piazza con a suon di prestazioni.